come parlare corsivo, lo impariamo in questo video di oggi. So che è un video tutorial subito, me ne rendo conto, però siccome sta letteralmente spopolando il corsivo che è stato creato da questa giovane ragazza di Milano, la quale è riuscita ad avere un successo clamoroso. E perché non spiegare come parlare corsivo? Bene, siete nel tutorial giusto. O come fare? Molto semplice. Basta semplicemente andare a inserire prima dell'ultima lettera della parola una I. E quindi pronunciate quella parola come se ci fosse una I che deve essere messa obbligatoriamente parlando prima dell'ultima lettera. Volete degli esempi? Bene. Allora, per esempio, la stessa parola amo diventa amio, amio. La parola, per esempio, zebra, zebria, zebria. La parola pazzo, pazzo, pazzo. Ovviamente dovete mettere la lettera I prima dell'ultima lettera della parola, facendo poi, o meglio, mettendo un timbro di voce, facendo assumere una voce a voi stessi un po' effeminata, un po' sgraziata, no? Quindi per dire, per esempio, testuggine, testuggine, tartaruga, tartarugia, tartarugia, cioè dovete, tra virgolette, diventare un po', al mio avviso, effeminati, va bene? Non è un'offesa, sia ben chiaro. Ecco, questo è l'unico trucco. Quindi come si parla in corsivo? Semplicemente mettendo prima dell'ultima lettera della parola una I e far uscire fuori dalla vostra bocca quella parola in corsivo detta in maniera un po' effeminata, un po' freddina, no? Un po' freddina, raffreddata. Milano diventa Milanio, Roma diventa Romia, ok? Passeggiata, passeggiatia, passeggiatia, che dovete fare un po' così, tra virgolette. Beh, spero di esservi stato d'aiuto, so che è un tutorial stupido, credo che mi rendo conto, però spero di avervi regalato anche qualche simpatica leggera risata. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao a tutti voi.